Ciao e bentornati su Unnecessary Pixels, il canale che vi fa scoprire un gioco nuovo ogni giorno. Io sono Paolo e quest'oggi vi porto sott'acqua per un survival, per un walking simulator, per un FPS, per un po' tutte e tre queste cose. Vi porto sott'acqua con Debris. Un meteorite si schianta nell'Artico e comincia a emettere energia, un'energia pulita, un'energia molto intensa che sembra non affievolirsi con il tempo. Pertanto viene incominciato, l'umanità incomincia, una corporazione comincia a sfruttare l'energia di questo meteorite. Noi veniamo mandati in tre per girare uno spot promozionale su questo meteorite, ma quando arriviamo succede un imprevisto e rimaniamo bloccati sotto il ghiaccio e separati tra di noi. A questo punto dovremo cercare di ritrovarci, trovare un'uscita e nel frattempo scoprire un po' cosa sta succedendo, perché non tutto quello che ci hanno detto sembra corrispondere a verità. Il gioco è in prima persona e ci vedrà muoverci, nuotare sott'acqua all'interno di queste caverne ghiacciate alla ricerca dei nostri compagni, di un'uscita e della verità. Le meccaniche che abbiamo a nostra disposizione, oltre a quella più ovvia di nuotare, sono il fatto che abbiamo una pistola in grado di emettere dei flare e illuminare parzialmente l'area, oppure di emettere dei proiettili e quindi di permetterci di combattere le creature che ci troviamo a combattere, in alcuni casi ucciderle, in altri casi semplicemente stordirle, e poi avremo con noi una seppia robotica che, guidata da un altro dei nostri compagni, ci permetterà di raccogliere dell'energia da delle rocce sparse sotto il ghiaccio e di condividere questa energia. Questo perché l'energia sarà la nostra fonte, la nostra risorsa principale. L'energia ci consentirà infatti di sopravvivere sott'acqua. Se l'energia arriverà a zero, noi moriremo. Il problema è che l'energia non si consuma soltanto esistendo, soltanto muovendosi, ma la nostra arma va a pescare dallo stesso serbatoio di energia che usiamo per sopravvivere. Quindi più spariamo, meno dura la nostra possibile permanenza sott'acqua. Dovremo continuamente muoverci cercando delle uscite, cercando delle strade, cercando di liberare la strada, la nostra seppia, per andare a raccogliere dell'energia e poi avvicinarci alla suddetta seppia per livellare il livello di energia tra noi e lei, cosa che permetterà a noi di sopravvivere e di continuare a cercare dell'altra energia e spesso e volentieri anche di indicarci la strada. Siamo in un ambiente 3D molto buio, in un gioco molto lento, con una scarsa bellezza, una scarsa ricerca di bellezza, di esteticità, per quanto riguarda le caverne sotterranee. Laddove i pesci sono invece le creature sottomarine, non sotterranee, sottomarine, le creature sottomarine sono dettagliate, carine, anche piacevoli da guardare nella loro bruttezza, l'ambiente sarà la cosa che sicuramente ci deluderà di più. Per l'assenza di dettagli, per la ripetitività delle cose che ci vengono presentate, per la scarsa illuminazione che non ci consente neanche di vedere le aree un po' più ampie nelle quali ci troviamo, laddove molto spesso passeremo un sacco di tempo in stretti corridoi circondati da ghiaccio texturizzato malino, direi. E questo in qualche modo influenza parecchio l'atmosfera. Laddove all'inizio, quando non sapremo dove stiamo andando, non sapremo cosa dobbiamo fare, un po' di inquietudine ci sarà, sparirà quasi subito, appena diventeremo padroni di quello che dobbiamo fare e possiamo fare, e quindi ci troveremo semplicemente a navigare in spazi bui e estremamente ripetitivi. Nonostante tutto questo, sia abbellito da un ottimo voice acting. Debris ha finali multipli. Sarete abbastanza pazienti per arrivare a vederne almeno uno? Onestamente, delusione questo Debris. Molto ripetitivo, molto piatto, un sacco di spazi vuoti tra un qualcosa e un altro, e questo qualcosa non è mai abbastanza emozionante da
da diventare interessante. La storia non è così coinvolgente da incuriosirci di andare avanti, perché è molto separata, molto distante un elemento dall'altro della storia, così come molto distante temporalmente proprio sono i momenti di gameplay vero. Molto spesso ci troveremo a nuotare chiacchierando, sentendo il nostro protagonista che chiacchiera con la persona che guida la seppia e basta. Il feeling è molto quello del Walking Simulator, anche se ha qualche elemento in più e qualche idea anche carina sulla conservazione dell'energia, sparo piuttosto che mi faccio ferire, che tanto consumo la stessa energia, eccetera eccetera. Devo dire che peccato, un'occasione sprecata secondo me. Sviluppato dai Moonray Studios, io vi ringrazio per aver seguito questo episodio e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!